Abbiamo trovato all'inizio del campionato queste tre squadre che adesso viaggiano in fondo, quindi non si era ancora capito a che punto del campionato eravamo. Aspettavamo questa partita, anche in settimana sentiva un po' di tensione, poi abbiamo avuto anche l'infortunio del secondo palleggiatore. Diciamo che la sentivamo molto perché questa voleva dire capire un pochettino a che punto del campionato siamo. I ragazzi sono stati fantastici perché è iniziata nel peggiore dei modi. Con loro carichissimi, ci hanno messo sotto subito. Poi è scattato qualcosa a fine secondo set, un po' di fortuna anche, è entrato giovane Pantalei 2004, ha fatto quattro servizi incredibili, una difesa e da lì si è resi conto che bastava giocare sulle nostre capacità senza andare a strafare e abbiamo portato a casa un risultato per noi importantissimo. Abbiamo preso convinzione i nostri mezzi e forse loro hanno subito quel secondo set perché fino a quel momento gli veniva bene tutto. Lì hanno patito, forse perdere un set con un 2004 non è semplicissimo neanche per loro, e siamo riusciti a riordinare un attimo le idee, a servire con più continuità, sono calati gli errori, gli attaccanti hanno cominciato a girare con percentuali alte, ripeto, sono contentissimo. Perché per noi, vabbè, le partite non nessuna è facile. Questa in particolar modo, visto la situazione del nostro secondo palleggiatore infortunato, la prima partita veramente significativa in casa, l'abbiamo portata a casa e siamo contenti di quello. Partendo un primo set un po' maluccio, non so se Napolitano ha accusato il fatto di sapere che era lui oggi a dover giocare partita e non aveva la possibilità di cambio. Partito un po' contratto, poi si è sciolto alla grande. Mentre Rossi, devo dire, la prima partita che fa con continuità, non che prima giocasse male, però questa l'ha fatta con continuità, palle importanti, l'ha giocata con la testa, senza sbagliare troppo, ha cercato anche altre soluzioni, non solo la forza. Sono molto soddisfatto della prestazione di Rossi. Prossimo turno ci vede andare a Massa. Massa è una squadra organizzata, arriva da una sconfitta strana perché ha perso, adesso ho saputo il mio presidente, mi ha detto che ha perso 3-0 a Cuspisa, non me l'aspettavo neanch'io, perché con due partite in meno ha la possibilità di rientrare in testa alla classifica. Fino adesso ha portato sempre punti a casa, non aveva mai perso, questa era la prima sconfitta che subiva. Adesso in settimana cominceremo a preparare questa partita, speriamo bene. Sì, è stata una partita in cui ci siamo fatti vedere per quello che siamo e per quello che possiamo essere. Siamo una grande squadra, seppur giovani, però ci possiamo dare da fare e fare grandi cose e grandi partite. Sì, abbiamo fatto un primo set un po' sottotono, partendo con paura di far sbagli e di fare quello che non potevamo fare. Invece dal secondo set abbiamo capito che potevamo fare parecchio e quindi abbiamo cominciato a giocare. E abbiamo vinto, infatti abbiamo fatto una bella partita, tutti quanti, nessuno escluso. Sì, va bene, ogni tanto abbiamo, come tutti gli atleti, un calo in cui non possiamo farci nulla, però ne veniamo sempre fuori con grande cuore per questo sport e per quello che ci appassiona. Sì, però dopo oggi possiamo fare tanto, possiamo vincere anche lì e possiamo dare tanto.